oltre alla denuncia sindacale, licenziamento per quello che è avvenuto appunto sindacalmente, IKEA aveva caricato la dose anche denunciando penalmente i due compagni Luca e Mauro per aver cagionato un danno d'immagine, per aver fatto saltare l'impianto antincendio, per aver cagionato danni sia alle persone fisiche che alla struttura. Ma il GIP nel giugno del 2017, nel giugno scorso, ha archiviato di fatto il procedimento penale, ritenendo anzitutto che le accuse di IKEA fossero infondate e che si trattava appunto di una manifestazione, di uno sciopero, che tutto si fosse fosse avvenuto nei termini di un normale sciopero, per cui l'accusa penale di IKEA era stata era decaduta, per cui il GIP aveva dichiarato decaduto. Grazie. Non c'è bisogno di cose, questo è un volantinaggio, qual è il problema? Durante un volantinaggio non c'è bisogno. Non c'è bisogno di niente. Che per un volantinaggio non c'è bisogno di cose. Sì, ma puoi telefonare. Chiama l'esercito, chiama chi vuoi.